Lei aveva curato il progetto del 2017 e 7 anni dopo finalmente i lavori vengono consegnati, il cantiere aprirà entro 2 settimane. Sì, abbiamo raggiunto un traguardo, quindi ripartiamo, sostanzialmente ripartiamo da dove ci siamo fermati, da quel progetto del 2017, anche se sarà un po' ridotto, nel senso che interveniamo soltanto su due zone, quindi sulla curva sud e sulla tribuna A, in questo momento lasciamo un po' fuori la tribuna Oreto e la curva Nord. E rispetto a quel progetto qualcosa cambia, nel senso che adesso l'impianto è un polivalente. Quindi tutta la zona sotto la curva sud, tutta la zona degli spogliatoi viene rimodulata con la possibilità di usufruire direttamente dalla palestra per l'accesso dall'esterno e con la realizzazione di altri due spogliatoi. Quindi oltre agli spogliatoi che serviranno per gli arbitri, per i giudici di gara, avremo quattro spogliatoi da destinare, diciamo, all'attività, chiaramente per palestra e per il campo. Cambia la collocazione delle panchine. Sì, perché riprendiamo, ecco, rispetto a quel progetto del 2017, sotto la tribuna A verrà realizzata quella zona a vetri e quindi una zona, diciamo, di visione sul campo, per cui le panchine, per un fatto proprio di comodità, di visuale, le sposteremo praticamente dal lato della tribuna Oreto. Scelta una ditta di Agrigento che era già intervenuta negli stadi di Rimini e Lecco. La ditta ha vinto, non è stata, diciamo, ha vinto la gara d'appalto, quindi diciamo. Mi fa piacere che ha già lavorato in degli stadi in cui diciamo, sicuramente è a contezza di quello che è un impianto sportivo e di come si lavora in un impianto sportivo. E c'è chiaramente il limite di dicembre 2025 da rispettare per non perdere i finanziamenti legati al PNRR. Sì, i lavori dovrebbero essere conclusi a 365 giorni, quindi ad agosto, con qualche ritardo fisiologico. Speriamo che il 2025, sicuramente, da tale, la struttura venga a essere fruibile per la città. Non soltanto calcio, ma a disposizione anche di altre associazioni sportive dilettantistiche. Esattamente sì, l'impianto adesso è un impianto polivalente, ecco perché i due spogliatoi in più e quindi la possibilità di utilizzare, diciamo, il manto, il campo praticamente anche per altre tipologie di sport che sono stati previsti nel progetto, diciamo, a base del PNRR. E le ditte ci dicevano grande lavoro anche sugli impianti, ad esempio un condizionamento che fin qui è sempre Allora, viene mancato. fatta, esatto, viene fatta, vengono rivisitati tutti gli impianti, vengono rifatti chiaramente totalmente nuovi, si è stata fatta molta attenzione all'efficientamento energetico, ci sarà un impianto fotovoltaico, verrà messo mano anche sull'impianto, diciamo, di riscaldamento, per cui, diciamo, gli impianti, sarà una rivoluzione, totale, diciamo, degli impianti.